Giorno 3. Dove di nuovo l'incrocio. E Joshua di nuovo al telefono. Già, ci sarà oggi. Ce l'avrai pronto per me, vero? Ma con chi parla? La stessa persona di ieri? Beh, non dovrebbe mancare molto all'arrivo della missione. Ok, che succede? Non ci vuole mai così tanto. Forse non c'è campo. Di, Neku! Quel sorriso mi rende nervoso. Cosa stai complottando ora? Sì? Vieni con me oggi, vero? C'è un posto in cui voglio andare. Non hai mantenuto la promessa ieri. Quindi oggi devi farti perdonare. Giusto? Non abbiamo ancora niente da fare. Quindi andiamo prima ad occuparci degli affari miei. Non esiste, te l'ho detto ieri. Prima facciamo la missione, poi puoi andare in giro. E poi la missione potrebbe arrivare ad un momento a... Ecco, appunto. Ehi, avevi ragione. Eccola lì qui, Neku. Vediamo. Procedi verso Cat Street. Tempo limite 15 minuti. 15 minuti? Ma è dall'altra parte di Shibuya. Sarà meglio sbrigarsi allora. Non sto scherzando, zitto, inizia a correre. Andiamo. Sì, signore. Non ti sei accorto di nulla, Neku? Zero? Un dolorino alla mano, no? Perfetto, finalmente questa spilla è arrivata al suo massimo potenziale. Vorrei provarla subito, però a questa mancano due livelli e si trasforma nella versione che si usa solo in combattimento, quindi userei ancora questo un attimo. Questa qui era quella del ghiaccio e si evolve adesso solamente lasciandola da parte. Tra l'altro ora come ora... Non è che abbiamo una grande varietà di spille, però queste qui che abbiamo per adesso funzionano. Abbiamo uno sparo dalla distanza, un uppercut, il taglio e un colpo che proprio ti spinge via il nemico. Mettiamo un po' di vestiti a Joshua e vediamo dove continuare. Tu che cosa mi dici? Non ci dice nulla, perfetto. Tu invece che cosa ci dici? Non ci dice nulla, oggi non ci parlano, ci ignorano totalmente. Di qua? Ok, di qua si continua. Ah! Non uno di loro! Sembra che ci sia una barriera più avanti. Maledizione, non c'è tempo per questo! C'è solo un modo per raggiungere Cat Street. E bisogna passare di qui. Presto, eliminiamo la barriera. Sì, se il tipo ci parla. Vediamo Kodai City che cos'ha. Allora, questa spilla sembra interessante. Però è sempre colpisci in eco con un fendente. Però i soldi ce li abbiamo, prendiamola. Queste due nuove spille non le avevo viste. Bevanda curativa, recupera il 50%. Wow, tanta roba, eh. Può evolversi addirittura. Può evolversi. Guarigione 30%. Qual è la differenza dalle due? Ah, che ti guarisce dall'immobilità. Preferisco questa a sto punto. Allora, questa qui del coccodrillo, tutte le evoluzioni ha solo un utilizzo e viene giustificato dal fatto che ti cura le alterazioni di stato, quindi non mi sembra granché. Questo qui del coniglio invece ti cura un bel po', ma non ha nient'altro. Ok, quella lì del coniglio la voglio prendere. Abbiamo un po' da queste da 5.000, ne venderei giusto 4. Anche quelle da 1.000 ne abbiamo un bel po'. Forse quelle da 5.000 dovevo tenerle. Vabbè, le recupereremo. Ecco a te i soldi. Grazie. E per adesso la lascerei da parte. La mettiamo qua perché si evolve con l'attesa. Questa la togliamo un attimo e mettiamo anche questa perché si evolve con l'attesa, ma anche con l'utilizzo. E noi abbiamo detto che le spille che fanno il fendente su Neku, fatto così, è ingiocabile. Piuttosto davvero faccio una build tutta quanta fatta di attacco fisico, comunque lo sparo dalla distanza. Ma veramente è improponibile. Il chili dog. Ci servivano i metalli rari e ne siamo pieni. Il peperoncino e ce l'abbiamo, e la carne di scelta. Grazie. Non lo utilizzerei perché non vorrei sprecarlo. Una volta che l'avrei digerito aumenta l'attacco di 3. Non è neanche niente di eccessivamente potente. Questo invece ci aumenta l'attacco di 2 e sicuramente è meno difficile da ottenere. I succhi aumentano invece la sincronizzazione, quindi magari ne prendo uno. Il chili dog magari ne prendo 2. Grazie. Ah, peperoncino rosso. 5 yen.
Perché vuoi 5 yen? Cioè, di tutte le monete che puoi chiedermi, 5 yen. Muchas gracias. Ma va a cagare, muchas gracias. Pirla. Vediamo che cosa vuole lui. Volete superare questa barriera? Sì. Ok. Allora sconfiggete 3 di questi, dove posso vedervi. Va bene. Niente di troppo difficile. 3, e se ne faccio 4. Tornate indietro voi 2. 1, 2 e 3. Perfetto. Non era specificato che facessi per forza la catena, però. Forza allora. Venite, cacate coi. Pip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 
Colpisci pinguino. Ecco fatto. Colpiscili e distruggili, sti stronzi. Colpiscilo, Joshua, riappari. In realtà sta diventando sempre più semplice. I comandi così, però, Dio mio. Ci fosse un qualsiasi modo, tipo... Allora, non voglio certo modificare la mia Switch per fare una roba simile. Non per un gioco solo, diciamo. Fosse magari una modifica solo con un dock apposta. Ti direi... Se esiste un dock che ti permette di collegarlo sia alla console sia al televisore, ti direi lo prenderei solo per fare questi tipi di giochi, per rendermi più semplice anche solo il touch. Cioè sarebbe perfetto. Sarebbe perfetto avere sia il touch sullo schermo qui sia proiettato sulla TV. Però immagino non sia possibile. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Pezzo grosso. Aumenta la dimensione degli ostacoli che Joshua fa cadere sui nemici. Vuol dire colpire qualcosa di più. Tocca la spilla per ripristinare una piccola quantità e guarire l'immobilità. Grazie. Proseguiamo allora. Una zona nuova, eh? Altra barriera, ovviamente. Volete superare la barriera? Allora portatemi un pendolo pop. È una spilla. Ce l'ha il numero 56. Impostate la difficoltà su normale. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Qual era il pendolo pop? Scusami. Un secondo. Questo qua. Quanti ne ho presi di questi. Madonna mia, se sono pieno di quelli lì. Finalmente. Zone nuove. Mi piace visitare posti che ancora non abbiamo visto. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato la missione. Ma non c'era nulla, eh? Niente timer. Aspetta, c'è mai stato un timer? Non ci ho fatto caso prima. Ma i nostri telefoni hanno ricevuto la... Cosa? Non c'è la mail per la missione. Finalmente ce l'abbiamo fatta. È quel bar laggiù, Neku. Aspetta, non dirmi... Mi hai mentito? Più o meno, già. Sono sorpreso che abbia funzionato così bene. Tu? Non posso crederci. E dai, non è successo niente. Non è che ci sia una missione vera, tanto. Comunque, eccoci qua. Ora lasciami fare. Vabbè, siamo arrivati, tanto vale. Vediamo se c'è qualche negozio prima. Siamo arrivati subito a quello giusto. Signor H, ci sei? Ehi, ti stavo aspettando, Josh. Signora Nekoma. Cuffiette. Aspetta, ma sei ancora nel gioco? Già. E per questo Shiki è stato il mio biglietto d'ingresso. Si sono presi la ragazzina, eh? Fatti coraggio. Non c'è niente che tu possa farci ora. E poi, ragazzo, sono certo che lei capirà. Grazie. Vedo che voi due vi conoscete. Già. Ci ha salvato le chiappe più di una volta la settimana scorsa. Che coincidenza. Si occupa di salvarmi le chiappe già da un bel po'. Questi due sembrano conoscersi da tempo. È da lui che Joshua ha imparato tutto sul PS. Odio sembrare impaziente, ma potremmo, sai. Ma certo, Jay. Fatemi vedere i vostri telefoni. Anche il tuo, Neku. Il mio telefono, perché ti serve? Faccio solo un piccolo upgrade.
più funzionalità ci sono, meglio è, giusto? Datemi solo un attimo, ragazzi. Gli ho detto che saremmo venuti, quindi non ci vorrà molto. Come hai fatto a dirglielo? Aspetta, quindi la persona con cui parlavi al telefono era... il signor H, naturalmente. Cavoli, ora mi sento un idiota. Il signor Anekoma ha i suoi segreti, ma mi fido del suo giudizio. Quindi, se il signor H si fida di questo ragazzo, non devo più preoccuparmi così tanto. Sì, è vero. Scusate l'attesa, ragazzi, ecco qua. Cosa hai messo? Grazie. Ora possiamo finalmente andare a caccia. A caccia di cosa? Lo vedrai quando lo troviamo. Usciamo di fuori a testare il radar. Nessun segnale qui attorno. Ma cosa dovrebbe individuare questo radar? Sei pronto, Neku? Setacceremo Shibuya alla ricerca di segnali. Devo davvero prestarmi a tutto questo? Che c'è, cuffiette? Sembri pensieroso. Mi preoccupa Joshua. Allora, com'è che voi due vi conoscete? Chi? Io e Josh? Lo conosco da un po' ormai. Passava di qui quando si annoiava e chiacchieravamo. Vedi, è un po' speciale. Speciale? Sì, vede le cose. Cose? Che cose? Vedo la gente morta, quel genere di cose. Più o meno. E così è venuto a sapere del gioco. Ha visto i giocatori dei demoni e tutto il resto quando era ancora vivo. Oh. E quando voleva parlarne veniva da me. Non ci sono molte persone che ascolterebbero queste cose, capisci? In un certo senso è stato solo per tutta la vita. È un po' distaccato e può essere irritante a volte, ma non è un cattivo ragazzo. In ogni caso è il tuo partner, dovrai andarci d'accordo. Il telefono che cosa hai fatto? Quindi cos'è questo potenziamento che hai fatto ai nostri telefoni? Oh, il radar. Chiamalo come vuoi. Quindi cos'è? Riceve una specie di segnale? Più o meno. Ora i vostri telefoni possono individuare i picchi di energia. Il radar vi indirizzerà al picco più vicino. Cosa sono esattamente questi picchi di energia? Puoi chiedere a Josh cosa state cercando esattamente. Non se voglio una risposta diretta. In più c'è anche un'altra funzione. Un'altra? A cosa serve? Ho spiegato a Josh come usarla. Chiedi a lui. Non se voglio una risposta diretta. La missione invece? I demoni dovrebbero dare una missione al giorno, giusto? Non ne abbiamo ricevuto ancora una oggi. Così ho sentito. Il Game Master è colui che gestisce tutte le missioni. Quindi non saprei proprio che dirti. Ma sì, di solito c'è una missione al giorno. Il Game Master. Questa volta è quel pazzo raccoglitore di immondizia. È capace di tutto. Non importa comunque. Non lascerò che il tristo raccoglitore getti via la vita di Shiki. Devo batterlo, per lei. Le missioni appaiono di sicuro sul tuo telefono. Quando ne viene assegnata una, lo saprai. Quindi non perderti quel telefono, cuffiette. E il bar invece? Quindi questo è il tuo locale? Già, si chiama Wildcat. Un nome di tendenza, non pensi? Già. È un posto piuttosto carino, ma non c'è nessuno. Come fa a pagare l'affitto? Ho sempre adorato il caffè. Sono talmente ossessionato che mi sono aperto un bar tutto mio. Perché ami il caffè? Come si fa ad aprire un bar solo perché ti piace il caffè? Voglio dire, è assurdo. Oh, ehi, l'ultima volta avevo detto che ti avrei fatto un caffè? Eccone uno al volo, amico. Sono 520 yen. Mi fai pagare? Non ho altro da chiederti. Se ti annoi, vai a fare un giro con Joshua. Non avete ancora una missione, giusto? Sarebbe uno spreco stare a poltrire tutto il giorno. Sì, ma... non mi sembri convinto. Ti sei già dimenticato? Se vuoi sopravvivere in questa Shibuya devi... fidarmi del mio partner, lo so. È solo... hai ancora molta strada da fare, cuffiette. Saperlo non serve molto se poi non lo metti in pratica. Goditi ogni momento con tutto te stesso. Eh? Cosa? Cosa hai appena detto? Eh? Ho detto qualcosa di strano. Goditi ogni momento con tutto te stesso. È il motto dell'unica persona che rispetto. L'ho reso il mio mantra, è il mio modo di vivere. Mi stai prendendo in giro? Beh, questo non è esattamente il momento per godersi la vita. Ah, hai ancora molta strada da fare. Hai ancora molta strada da fare. Ascolta, cuffiette, il mondo finisce con te. Ha detto il titolo del gioco! Se vuoi goderti la vita, allarga il tuo mondo. Devi allargare il più possibile i tuoi orizzonti. Stai scherzando? Sono bloccato nel gioco dei demoni. Non posso nemmeno lasciare Shibuya. Come faccio ad allargare il mio mondo? Questo devi capirlo da te. Allargare il mio mondo. Ora vai, forza. Ma tu vendi qualcosa, Nekoma? Sì, vende qualcosa. Che cos'hai qui?
Vuoi raccogliere tutte le spille esistenti? Finalmente! Ma Joshua, senti, dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo fare? Allora, cosa stiamo cercando con quel coso? Già, cosa? Lo sapremo quando lo vedremo. Cavoli, grazie per la fiducia. Già, esatto, grazie di averci detto tutto, come al solito. Immagino dobbiamo fare solo backtracking, vero? Trovato! Chi va là? Preparati a soffrire, cuffiette! Oggi ti faccio piangere, io! Beat! Stai bene? Benissimo, stai a vedere! Eh? Ehi, hai delle ali! Sono fighe, eh? È la prova che sono un demone, io! Un demone? Ti sei davvero unito a loro? Neku, hai amici anche fra i demoni? Cavoli, certo che ne conosci di gente! Lui non è mio amico! Sono venuto solo per cancellarvi, zecche! Cosa? Non vorrei mica... Yo, hai sentito cosa ho detto? Fatti sotto! Bene, facciamo a botte con Beat ora. Ed è una boss fight. Cioè, è considerata una boss fight. Vieni qua, Beat, porca... Porca miseria, ti spacco la faccia. Se riesco a prenderti, Christian. È finita? Ah, stretta del polipo. Premi uno spazio vuoto per formare un buco nero che attira i nemici verso di sé. Potrebbe non avere effetto su alcuni nemici. 10.000 yen. È forte. Tutto qui. I tuoi psico zoppicano, io. Speravo in un vero combattimento, coso. Ma non vale la pena sconfiggere due schiappe. Forza, sparite. E consideratevi fortunati. Ehi, aspetta. A proposito di demoni delinquenti. Un attacco diretto ai giocatori dopo solo 3 giorni. È una chiara violazione delle regole. Allora è veramente mio nemico. Se non lo è, recita molto bene. Di certo picchiava sodo, Neku. Ma perché si è unito ai demoni? Devo stare attento in giro con te. Se quello era un amico, non voglio incontrare un tuo nemico. Comunque andiamo. Fammi vedere la spilla nuova che abbiamo preso, come si evolve. Allora, questa fa un giro stranissimo per evolversi. Si evolve sia lasciandola da parte, sia utilizzandola. Poi una volta che si evolvono... diventano entrambe la stessa spilla, per poi diramarsi di nuovo lasciandola da parte ed utilizzandola. Solo che le prime due evoluzioni usano questo del premi lo spazio vuoto, le ultime due usano disegna un cerchio. Quindi penso che non la utilizzeremo nel breve periodo. Io non ho idea di dove devo andare, in teoria. Oh, i due ragazzini. Dove è andato dopo avermi battuto? Voglio una rivincita. Peccato per quello che è successo ieri. Pensavo avessi la vittoria in tasca, Shooter. Già, poi è scomparso anche il tizio con le cuffie. Perché tanta fretta? Spero si faccia vedere allo Stride, così potremo giocare. Sembra che tu abbia un fan, Neku. Certo, come no. Come se a me mi fregasse qualcosa di giocare a Team Pin. Ora la questione è decidere dove andare. Aspetta. Neku, il radar reagisce. Reagisce? Significa che siamo vicini, deve essere da qualche parte. Qui dove? Non lo so, devo trovarlo, continuiamo a cercare. Beh, grazie dell'aiuto. Abbiamo due vie possibili, la rossa e la nera.